Buongiorno a tutti ragazzi, no mi tolgo gli occhiali, buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Bull e oggi vi voglio parlare di occhiali. A dir la verità di occhiali ne avevamo parlato anche in un video precedente, ma più che altro quel video era incentrato sull'effetto fog, l'effetto appannamento degli occhiali in policarbonato. Invece oggi vi voglio parlare di questi, i Wiley X Saber, nel mio caso modello Advanced perché li ho comprati in kit con tre lenti e accessori, ma vi voglio parlare di questi occhiali che ho comprato con i miei soldoni, mi sono trovato bene, li ho utilizzati per diversi mesi e quindi oggi ve ne voglio parlare, insomma, voglio dire la mia. Ma prima ragazzi, sigla. Bella lì ragazzi, allora oggi parliamo di Wiley X Saber, un occhiale balistico di Wiley X che mi ha particolarmente stupito in questi mesi di utilizzo. Allora, sono occhiali che chiaramente hanno una lente in policarbonato infrangibile, in realtà questa è una lente in policarbonato alla selenite, non ho ben... Wiley X la nomina così, lente in policarbonato infrangibile selenite. Comunque è un occhiale assolutamente che possiede diverse specifiche, chiaramente balistiche, militari, ed è un occhiale che resiste alle temperature estreme. Tutte le lenti fornite da Wiley X sono lenti infrangibili che proteggono l'occhio anche dai raggi UVA e UVB e sono lenti anche tra l'altro di un certo spessore, ragazzi, che spessore che però non è uniforme, al centro è un po' più spesso il policarbonato, mentre magari andando verso l'estremità dell'occhiale il policarbonato tende ad assottigliarsi, ma questo comunque garantisce lo stesso all'occhiale di non avere quelle distorsioni dell'immagine, quindi assolutamente approvato, consigliatissimo, è un pro non da poco. Sono lenti molto ampie, lenti che una volta indossate garantiscono un ottimo livello di protezione dell'occhio, come potete vedere. Sono lenti balistiche che poi tra l'altro sono molto luminose, molto chiare, quindi assolutamente... approvate, brava Wiley X. Possiedono queste lenti anche un trattamento T-Shell, che è un trattamento proprietario di Wiley X, il quale consente alle lenti in policarbonato di resistere meglio ai graffi. Devo dire la verità che nel corso di questi mesi mi sono cadute parecchie volte a terra, forse magari sono stato anche fortunato io, ma non si sono mai graffiati, quindi per il momento è un trattamento che veramente ha funzionato, possiamo dire. Allora, le lenti, io ho comprato il modello Advanced che all'interno, insieme a tutti gli accessori, c'erano anche queste tre lenti che tutte e tre ovviamente possiedono le stesse qualità specifiche balistiche, ma ovviamente essendo di tre tonalità diverse ognuna ha il suo campo di utilizzo. Infatti la lente clear, la lente trasparente prediligo, diciamo si presta bene all'utilizzo in CQB perché ovviamente restituisce la giusta gradazione di tonore, non riesco a parlare oggi ragazzi, la giusta tonalità, la giusta gradazione di colore. Invece la lente più scura, la lente smoke, è quella che io non ho mai utilizzato a dire la verità, però è la lente che si presta meglio, un po' come l'occhiale da sole, in giornate dove la luminosità è veramente eccessiva e elevata. Però a detta di Wiley X, a differenza di un occhiale da sole, queste restituiscono all'occhio la giusta tonalità di colore, insomma si comportano meglio, ecco. Invece quelle che io, devo dire la verità, prediligo e utilizzo per la maggiore sono queste, le lenti arancioni. Infatti queste lenti arancioni hanno la particolarità che riescono a filtrare, oltre ai raggi UVA UVB, ma quello come tutte le lenti Wiley X, riescono a filtrare la maggior parte delle onde di luce blu, e filtrando la maggior parte delle luci blu, delle onde di luce blu, gli altri colori come il verde per esempio tendono a brillare. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un effetto dove il contrasto, abbiamo una visuale dove il contrasto è nettamente migliorato e aumentato, e ti dà quella percezione di aumento del campo visivo, quella sensazione di vedere meglio, di percepire meglio le differenze di colore. E in boschivo, ragazzi, sembra di vedere tutto più luminoso. Infatti sono adatte per le medio basse, diciamo per le giornate con medio bassa luminosità o giornate
con foschia, nuvolose, insomma, indossate queste arancioni nel bosco e andate tranquilli. Anzi, a dire la verità, io pensavo che la lente arancione poi affaticasse l'occhio, in realtà non è così, anzi il contrario, non affatica assolutamente l'occhio, quindi la potete tenere per diverse ore e non avrete alcun tipo di problema. Probabilmente vi dovrete abituare all'inizio, ma assolutamente una volta che poi li togliete, ragazzi, avrete quella sensazione di dire che ne avete bisogno, ecco, quindi super approvate soprattutto in ambiente boschivo. Il nasello è una di quelle caratteristiche che fanno di questi occhiali un occhiale diciamo particolare, perché questo nasello, essendo regolabile, perché questo nasello gommato non è molto morbido, però è gommato, all'interno ha una lamina metallica che permette all'operatore di allargarlo o stringerlo in base al proprio naso, quindi è un po' adatto a tutte le facce e a tutti i nasi, un po' a tutte le taglie. Quindi per la costruzione invece, e parlando in termini di astine, il polimero con cui sono costruite, ragazzi, è buono veramente, perché è flessibile al punto giusto. Le astine sono regolabili perché si possono anche indossare con il sistema laccetto dietro la testa. Sono astine che anche queste possiedono un certificato, credo che sia balistico o militare, adesso non ricordo, perché devono resistere, non si devono smontare dalla lente quando subiscono un impatto particolare. Vabbè, ci sono tutta una serie di studi. Ero un po' scettico, a dire la verità, invece su questa spugnetta che vediamo qui, che è una spugnetta un po' gommata. Io pensavo si inzuppasse di umidità, potesse tagliarsi, in realtà nulla di tutto ciò è avvenuto, quindi si sono comportati bene. Non si è neanche mai scollata, perché a dire la verità pensavo che col caldo si potesse scollare, finora non è successo, quindi direi pollice in su per i Wily X Saber. Una cosa che non vi ho detto: la costruzione di queste astine è buona, il design è low profile, infatti una volta indossati potete indossarlo anche con degli elmetti, assolutamente si prestano bene, anche con l'utilizzo di visori notturni, avere comunque delle astine low profile, quindi occhiali non ingombranti. Poi tra l'altro sono anche molto leggeri, perché questi occhiali pesano circa 70-80 grammi se non ricordo male, e quindi anche tenerli su per più tempo non vi affaticano, quindi tanta roba. Per il discorso invece appannamento, ragazzi, questa tipologia di lente, la lente che fornisce Wily X, non è trattata in fabbrica, quindi se volete potete trattarla con dei prodotti specifici. Tra l'altro anche Wily X ne produce alcuni per la pulizia e il trattamento delle lenti. Io consiglio sempre ai ragazzi di tenere le lenti strapulite, perché delle lenti sporche, magari con dei residui oleosi, con della polvere, favorisce notevolmente l'accumulo di umidità sulla lente in policarbonato rispetto a un occhiale pulito. Però ecco, si possono trattare le lenti e permettere così all'occhiale di comportarsi meglio contro questo effetto, l'effetto fog. Invece questi occhiali, ragazzi, io li ho testati, sì, si sono appannati in situazioni estreme, è vero, però si sono comportati meglio di altri occhiali. Ecco, io li ho mantenuti puliti, a dir la verità io ho montato anche, perché voi avete la possibilità di montare anche l'adattatore per le lenti graduate, quelle dell'ottico. Io infatti utilizzo le lenti graduate, non le utilizzo quando l'umidità è veramente estrema, prediligo magari le lenti a contatto, proprio perché le lenti graduate, che sono in vetro, tendono ad appannarsi prima dei Wily X, della lente in policarbonato, quindi alla fine mi ritrovo con quelle lenti appannate e siamo punto a capo, e quindi utilizzo le lenti a contatto. Tiriamo le conclusioni: sono occhiali veramente con cui mi sono trovato benissimo. È un occhiale che mi è caduto più volte, non si è mai graffiato, quindi il policarbonato è veramente di buonissima qualità. È un occhiale che fornisce un ottimissimo grado di protezione, non è privo di distorsioni, la luminosità è buona, super approvata anche questa lente arancione, quindi è un occhiale che a questo prezzo è straconsigliato. Io l'ho pagato circa 75 euro il kit completo ed è un occhiale che vi consiglio. Io non vi metto, vi anticipo, il link del venditore qui sotto nella descrizione, semplicemente perché non ho alcun interesse col venditore nel mettere il suo link. Infatti io ne parlo in maniera onesta, perché li ho comprati con i miei soldoni, come faccio sempre poi, tra l'altro.
Però se googolate in giro, scrivete Wiley X Saber Advanced, trovate un'infinità di info, descrizione, venditori, insomma trovate l'impossibile. Quindi o googolate o vi lascio magari il link del sito di Wiley X, dove trovate anche tutte le specifiche tecniche e le informazioni su questi occhiali. Quindi ragazzi, che dire, per oggi è davvero tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al canale, al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto di attivare la campanella qui in basso sulla destra per non perdervi tutte le nostre novità. Io vi ricordo anche che siamo presenti sui social Instagram e Facebook, dove postiamo l'impossibile e dove potete assolutamente contattarci. Noi ci salutiamo, ma ricordate che ci vediamo sempre qui, come sempre, sul nostro canale YouTube con un nuovo video. Da Bull è davvero tutto. Alla prossima, ciao!